dica. Buongiorno, mi dispiace che ti disturbo, ma ti volevo fare una cosa, visto una correttezza. Sul tuo sito, sì, il cambio catena corona e pignone, sì, hai omesso di scrivere come si smonta la ruota posteriore, quindi il sensore dell'ABS, tutta la pinza. E quindi, visto che è un lavoro che stai facendo, ho detto fammi chiamare Paolo e fammi gli dire che se sta a ricambiare la catena mettesse due foto aggiuntive su sostituzione catena corona e pignone, perché fai vedere il lavoro, ma fai vedere il lavoro già con la ruota, già con la ruota staccata, sul tavolo già smontata. No, siccome io mi sono trovato questo problema che questa non l'ho mai smontata, mi ricordavo che si smontava il sensore dell'ABS perché l'avevo visto quando mi avevano fatto la sostituzione del pneumatico posteriore. Importante. Sì, sì, perché quello si era raccomandato, se si rompe questo sensore costa un botto dei soldi. Vabbè, a parte l'ho trovato una vera merda dentro e un botto di roba calamitata attaccata, sì, sopra, sì. Poi gli do una pulitina con panno asciutto e via. E tu che ricordi, una volta mandata abbattuta la catena, tolta la catena e smontato il perno portante, diciamo quello che poi vai a stringere quando, dopo che hai fatto la regolazione, io non riesco, cioè la mia ruota non si toglie, poi non so se è un problema di che ho omesso di togliere qualcosina. Aspetta, tu hai tolto il perno, l'asse della ruota? Allora, io già ho tolto il sensore dell'ABS, perché mi ricordavo del Tenere che veniva via, diciamo, l'asse che tiene tutta la pinza, per capirci, ma non te lo so spiegare, Paolo, se vuoi te mando una foto. Sì, il supporto, sì, c'è la piastra che tiene... Sì. Bravissimo, sì. Quindi mi hai capito. E il problema è che io quando vado a tirare, questo supporto rimane parzialmente fisso e tende, il disco tende a venire via dalle pasticche. È giusto. E va bene così. Non sì, è sì, che quello, quello, no, no, quello, quella piastra che tiene la pinza ti si muoverà, ma deve rimanere lì. Ah, ok, perfetto, perché ho detto prima di fare, mi sono andato a vedere il sito, sul sito questa cosa non l'hai scritto, no. L'ho detto, ma con la scusa, io mi ricordo di completare la cosa del sito, e sì, magari prima di far danni, ho detto, ma poi che gli faccio qua una volta che ricomprare. Quindi sostanzialmente qua lo sto a fare in diretta con te perché sta in cuffia. Sì. Questo viene via, si è sfilata, ma si muove tutto l'ambaradan. Sì, sì, è normale, è normale. E ti romperà infinitamente i coglioni quando dovrai rimettere la ruota perché quello si muove tutto quanto. Ok, vabbè, diciamo come stenere per capisci. Sì, 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 sì. Esatto, esatto. Ecco, porco, il demonio mi è cascato il centraggio dell'altro lato e non mi ricordo come va. Ti mando in foto, dai, ti mando in foto. Ok, no, devo andare per forza così perché questo è grasso, quindi va bene. Ok, c'è proprio, mo, visto che ho smontato, volevo dare un'occhiata alla misura dei cuscinetti che dovrebbero potersi vedere. Se metti il dito dentro e li giri. Ah, perfetto, se li sento. Sì, nel dito non devi sentire né sabbia, né scalini, né niente, devi sentire niente proprio. Devi andare liscio, forse. Sì. Tutto oleato, sì. Va bene, perfetto, te lascio lavorare, ci sentiamo dopo. No, grazie, ciao.